Ciao bellissimi, il video di oggi è il video della top 10 dei libri del 2016. Due premesse. Uno, sto riregistrando questo video. La seconda parte del video è stata corrotta e persa, quindi dovevo per forza riprendere tutto. Però oggi ho il mio cavalletto vecchio che non sta in piedi, quindi se vedete crollare la ripresa è per quello. E non tiene su neanche la coda, mi continua a scendere, io odio questa cosa. Ho anche una terza premessa, ovvero che non ho la metà della top 10 di quest'anno. Perché o l'ho presa in biblioteca o l'ho prestata perché i libri erano troppo belli. Quindi abbiamo, direi, giusto la metà della classifica. Quindi la pila sarà un po' più bassa, ma il contenuto no, sono veramente 10 titoli, ve lo prometto. Tutti i titoli ovviamente saranno in descrizione con annesso link. Tipo, adesso è crollata la telecamera, tu lo sapevi com'era messa? No? Alla decima posizione troviamo Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Questo libro è molto particolare, mi è piaciuto tantissimo per questa lotta tra uomo e animale, questo rispetto profondo che c'è comunque da parte dell'uomo per la natura e per la forza della natura, che mi ha ricordato parecchio Il vecchio e il mare, forse è per questo che mi è piaciuto tanto. È un libricino piccolissimo, mi pare che fosse 140 pagine, ma è scritto talmente grande nell'edizione Delphi che potrebbero essere 80 circa. È molto particolare, forse l'ho già detto, veramente veramente strano, penso che sia difficile trovare un romanzo con una trama simile a questa. La scrittura è bellissima, molto semplice, però comunque che dà un'idea di dolce a tutto il racconto, c'è una melanconia, è molto molto delicato, quindi ve lo straconsiglio. Alla posizione numero 9 troviamo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Questo libro l'ho preso in biblioteca, quindi per il momento la nostra pila rimane vuota. L'ho preso in biblioteca perché non mi fidavo più di tanto, cioè non mi sembrava un gran libro, mi sembrava più una storiella, ed è effettivamente una storiella, però molto bella. Non è un libro che è incredibile, unico e fantasmagorico, però è veramente bello da leggere ed è molto molto un sinonimo di dolce, perché sennò continuo a dire dolce. Siri, dimmi un sinonimo di dolce. Non serve a niente. È un romanzo molto molto tenero, è strutturato in una maniera molto particolare che però si adatta perfettamente a quella che è la storia. È anche un po' telefonato, soprattutto dopo che i due protagonisti si incontrano, perché la prima parte del romanzo è una visione sia di lei che di lui in vari momenti storici. In realtà tutto il romanzo si dividerà in visione di lei e di lui in vari momenti della vita, presente, passata e futura, ma la prima parte si concentra di più su il periodo pre del loro incontro effettivo, cioè è un casino, perché lui la va a trovare nel passato, ovvero va a incontrare lei bambina prima che lei effettivamente, secondo il suo percorso di vita, dovrebbe incontrare lui. Oh mio Dio, dov'è l'italiano in questa frase? Comunque sì, principalmente questa prima parte è dedicata a lei bambina e lui che la va a trovare, e poi dal momento di incontro, del vero incontro, il libro ci mostra le difficoltà che hanno entrambi i personaggi a convivere con questo potere che è effettivamente lui. È struggente, cioè un romanzo che vuole essere un po' Nicholas Sparks, un po' prima tutto rose e fiori, poi molto triste, ed effettivamente è triste, cioè non è, come ho già detto, un capolavoro, però è un libro che mi ha colpito, i personaggi mi sono piaciuti, ho seguito volentierissimo la storia, anche questa si legge molto velocemente, e se volete una lettura leggera, secondo me dovreste dargli una possibilità. La ottava posizione ce l'ho, ma in formato Kindle, e sto parlando del GGG di Roald Dahl. Io quando ero piccola immagino di aver letto qualcosa di Roald Dahl, ma non è uno dei miei autori della mia infanzia, cioè non me lo ricordo. Quindi il GG posso dire che è stato il primo libro di Roald Dahl che abbia mai letto, ed ero parecchio prevenuta. Perché? Perché semplicemente era un libro per bambini. Io ho detto, una persona di 20 e passa anni non apprezzerà mai un libro per bambini. Invece mi sono nettamente ricreduta. Il GGG è un romanzo divertentissimo, molto veloce da leggere perché comunque è molto semplice, ma straordinario, cioè è proprio divertente, ha una trama incredibile, perché comunque essendo pensato per un pubblico più giovane, più piccolino, è estremamente creativo. Quindi fidatevi, leggete il GGG. Siamo in spazio alla pila di libri e uno. Il settimo posto va a Sostiene Pereira. Questo è un libro
veramente strano. Davvero, io non ho letto niente di simile nella mia vita e penso che non lo leggerò mai. Però è stata, a me è una lettura che è piaciuta tantissimo. Il romanzo è ambientato durante e pre la seconda guerra mondiale in Portogallo, che è un punto di vista che non si vede spessissimo generalmente quando si parla di seconda guerra mondiale, almeno per quello che conosco io ovviamente. E tra l'altro la vediamo dagli occhi di Pereira, che è effettivamente il protagonista del romanzo ed è un inetto. Ma questo è per me un punto in più al libro, perché io non so perché adoro la figura dell'inetto, del depresso, del passivo alla vita, e Pereira è tutto questo. Pereira è tutto questo. In realtà il libro è Pereira che sostiene cose. Fine. Lo capirete solo quando leggerete il libro, perché non è assolutamente quello che vi aspettate, fidatevi. Ed è una continua ripetizione voluta dall'autore, che secondo me dà quel tocco in più al romanzo, che invece a tanti ha dato fastidio. Io l'ho adorato. Rimarrà sotto il letto. In sesta posizione troviamo Zo e lettere non d'amore. Questo libro lo conosciamo io, mia madre perché gliel'ho detto, l'autore e l'autore dei genitori, i parenti dell'autore e basta. È veramente un libro poco pubblicizzato, poco conosciuto, ma è un gran bel libro, quindi io non riesco a comprendere perché. Tra l'altro anche questo è molto veloce e semplice da leggere perché è un romanzo epistolare. E stiamo parlando di solo ed esclusivamente di lettere che lui scrive alla sua amata Anja, quando lei effettivamente gli risponde "lasciami stare, non mi interessi, basta scrivermi", lui decide di scrivere lettere non d'amore, che pare un po' stalkeraggio, ma non lo è, fidatevi. Un punto cardine di questo libro è che il nostro protagonista scrive da Berlino. Abita a Berlino, ma è russo ed è un esiliato russo. Intorno, mi pare, nel periodo della guerra fredda, ma non mi ricordo assolutamente. È un punto importantissimo, non ve lo posso stare a spiegare perché vi rovinerei il finale, però sappiate che l'ultima lettera è spettacolare, perché se tenete a mente questo punto, l'ultima lettera è veramente bellissima, è struggente, mentre tutte le lettere sono interessanti fino a un certo punto, anche perché lui fa nomina un sacco di personaggi che non conosco, probabilmente storici anche importanti ma che io non conosco, quindi non l'ho compreso, a volte è un po' pesantuccio, però l'ultima lettera vale tutto il libro, veramente è poesia pura. Tra l'altro questa edizione, se vi capita, contiene anche delle altre lettere dopo l'ultima lettera che l'autore aveva messo in altre edizioni, non aveva messe, quindi insomma un po' un collo. Arriviamo alla top 5 con I fratelli Karamazov o Karamazov. Questo è proprio un libro che non vi saprei spiegare in nessun modo, anche in un libreria sarei in pieno panico, perché è unico, davvero lui è veramente unico, mattonazzo, che vale ogni pagina. Ve ne ho già parlato in qualche preferito o in qualche altro video. I fratelli è un libro un po' controverso per me, perché mi ha annoiato in alcune parti, perché non erano di mio gusto, magari non mi interessavano, perché comunque è molto lungo, monologhi o non veramente lunghissimi, magari su argomenti che non mi interessavano. L'ho amato lo stesso perché i personaggi sono incredibili e la storia è bellissima. Questa sfumatura di giallo, che poi è totalmente secondaria, simile a Delitto e Castigo, però è estremamente più complessa. Cioè qua abbiamo in mano veramente tantissimi personaggi di stampo diversissimo che Dostoevsky utilizza benissimo, perché per quanto io non ho odiato nessun personaggio, io l'ho amati tutti da primo all'ultimo, anche se sono estremamente negativi Karamazov o Karamazov. In questo libro c'è tutto, cioè io ho parlato di religione negli altri video, anche prima non mi ricordo, però c'è veramente un po' di tutto in questo libro e vale secondo me tantissimo la pena leggerlo, però ci vuole veramente tanto tanto tempo, o almeno per me ci è voluto tanto tanto tempo, quindi anche per assimilarlo, per ricordarsi tutti i 400 nomi, soprannomi, nomignoli che ha ogni personaggio, appunti alla mano e tanto tanto tempo per leggerlo. Quarto libro, Blankets di Craig Thompson, e non ho neanche questo perché l'ho preso in biblioteca, però spero vivamente di comprarlo un giorno. Il fatto che ci sia una graphic novel nella mia top 10 è... fa già capire, perché io non leggo graphic novel, non mi attirano, non mi interessano, e Blankets appunto è stato un esperimento, per questo l'ho preso in biblioteca, perché comunque ha anche un bel costo, mi ha completamente rapita. È una biografia, per quanto sia una graphic novel, è la biografia dell'autore, che affronta due temi principali, ovvero la religione e l'amore. Per quanto riguarda la parte della religione non mi ci sono trovata più di tanto, ma comunque l'ho compresa e apprezzata, anche perché lo stile del disegno è veramente bello e dà tantissimo l'idea che l'autore vuole dare della sua storia, secondo me. Invece la parte dell'amore è poesia, seriamente.
nei momenti di intimità che l'autore disegna e descrive nel suo amore, mi hanno tantissimo ricordato i miei. Cioè, proprio mi sono sentita capita, compresa, ho rivisto i miei momenti di romanticismo durante la lettura e secondo me non è una cosa da poco. Legge velocissimo, questo è vero, perché comunque è una graphic novel, però fidatevi, vi dà tantissimo, quindi dategli una possibilità. Arriviamo così alla top 3. Al terzo posto troviamo Rullo di tamburi, Max di Sarah Cohen Scully. È un libro di cui vi ho già parlato tantissimo, veramente, è stata una lettura fantastica. Lui sì che è una trama unica, perché io non penso che esista una cosa simile nel mondo. Il nostro protagonista, se vi interessa, è un embrione. È un embrione, si chiama Max ed effettivamente non è ancora nato, lui è nella pancia di sua madre durante la seconda guerra mondiale, fa parte del programma genetico nazista, che è una cosa che è effettivamente esistita, poi non so quanto sia realistico questo libro, ma era un programma pensato da Hitler per avere la razza ariana pura, quindi far accoppiare delle persone con determinate caratteristiche per creare poi l'ariano perfetto. E Max ne è consapevole, è un po' ironica come situazione, cioè lui è un embrione ma pensa, parla, discute con noi sul appunto su questo programma e sul fatto che lui è onoratissimo di prenderne parte. Quindi noi lo seguiamo dalla pancia della madre fino alla nascita e alla crescita nella sua lotta per diventare un perfetto ariano. E è leggero, non è un romanzo sulla seconda guerra mondiale di quelli pesanti, ha i suoi momenti, però è una cosa molto veloce, soprattutto grazie alla scrittura dell'autrice. Io a volte l'ho trovato quasi divertente perché è una figura un po' esagerata, anche se probabilmente tanti erano come lui al tempo, però adesso in questo momento fa quasi un po' ridere. Però è un libro bellissimo, io lo rileggerei mille volte, lo farei leggere a chiunque, fidatevi, leggete Max. Secondo in classifica è Stoner, che non ho perché ho prestato mio padre, appunto perché era bellissimo e dovevo prestarlo. In realtà è seconda posizione, ma anche prima, perché se l'è battuta tanto con il primo posto e alla fine è al secondo posto, ma sappiate che è stata una dura lotta a scegliere quale dei due libri mettere al primo e al secondo posto. Stoner è stata veramente una di quelle letture che mi ha colpito, che mi porterò per sempre dentro, ed è un libro unico nel suo genere, perché tutti questi libri sono unici. Anche in Stoner ritroviamo la figura un po' dell'inetto, del passivo, perché effettivamente noi non facciamo altro che seguire la vita di questo ragazzo dall'adolescenza circa fino alla fine, e in tutta questa esistenza non è che succeda un granché, perché Stoner, a parte il primo lampo di vita, ovvero quando va a studiare agricola all'università per tornare poi alla fattoria e invece si innamora della letteratura e inizia a insegnare lettere all'università, nella stessa università, poi da lì in poi la sua vita è una calma piatta. Ed è secondo me proprio questo la bellezza di Stoner, a parte la scrittura che è incredibile. È realistico, cioè la storia di Stoner può essere quella di chiunque in questa vita, perché nessuno, in pochissimi sono degli eroi o sono incredibili. Tanti fanno una vita semplice, cioè arrivano a un determinato obiettivo e poi la loro vita andrà avanti come deve andare, e lui in particolare la prende con molta passività. In generale è realistico, è vero, è una storia vera, per questo non succedono cose incredibili, perché la vita è così, è semplicemente. È strano da descrivere perché nella trama non si emozionerebbe nessuno, ma fidatevi, vi colpirà dentro, quindi leggetelo. E in prima posizione troviamo Rullo di tamburi. Io e Mabel, come ho detto, è stata molto combattuta tra secondo e primo posto, perché sono due libri splendidi entrambi. Ho preferito Io e Mabel perché ha trattato un argomento che a me quest'anno è stato particolarmente caro e ne ha trattato in un modo che a me è piaciuto da impazzire, ovvero l'elaborazione del lutto. In realtà, detta così, io costringo questo libro a quello che non è, perché qualunque sia la vostra problematica, il vostro problema al momento, questo libro vi parlerà, vi insegnerà qualcosa in modo diverso, perché secondo me è molto più complesso e comunque ti parla a seconda di cosa hai bisogno tu. Il romanzo ha due voci, la principale è appunto quella di Ellen, che è la protagonista di questo libro, che affronta la morte di suo padre, come decidendo di addestrare un astore, che è un tipo di
rapace, molto difficile da addestrare e molto molto testardo. L'altra voce è in un libro che Ellen legge ogni tanto, ovvero The Goshawk, che non so assolutamente come si pronunci, comunque vuol dire appunto rapace o astore, in cui il protagonista tenta di addestrare un astore, però con un finale nettamente diverso da quello di Ellen. È molto elegante. Secondo me è un libro elegantissimo, non è una lettura molto scorrevole, non è una lettura semplice, ma è una lettura stupenda. Quindi fidatevi, provate a dare una possibilità a questo libro perché vale ogni attimo speso. E questa è la nostra pila di libri, che dovrebbe essere alta più o meno così, ma non facciamoci caso. Scrivetemi ovviamente qua sotto la vostra top 10 del 2016 se avete letto qualche libro che è nella mia top 10, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!